Lavoriamo adesso con le affermazioni e lo scopo è quello di aggiungere programmazioni costruttive accanto alle programmazioni che abbiamo ereditato o ricevuto dalla famiglia, dai mass media o da cattivi consigli, in maniera tale che la prossima volta che avrai davanti una scelta da fare, potrai sempre optare per visioni meno costruttive o più costruttive, tra visioni che avevi già e che erano inadeguate, visioni che avevi già e che erano adeguate, e visioni che stiamo aggiungendo ora e che possono essere ancora più adeguate per quella situazione che vuoi affrontare. Come sempre, ti invito a portare l'attenzione al tuo respiro mentre sei seduto con la schiena dritta, pianta dei piedi appoggiate a terra, talloni perpendicolari alle ginocchia, mani appoggiate sulle gambe, preferibilmente col dorso della mano, in maniera tale che il palmo sia verso l'alto e le spalle possano cadere. E quindi, con la schiena dritta, puoi sederti sul bordo della sedia, che è più facile, e puoi portare lo sterno verso l'alto leggermente, lasciare che le spalle cadano. Ok. E puoi abbassare leggermente il mento, in maniera tale che la testa sia allineata con il resto del corpo e le cervicali si stendono leggermente. E puoi collegare l'inspiro all'espiro, l'espiro all'inspiro, mentre inspiri, l'espiri attraverso il naso. E nello stesso tempo puoi inspirare contando fino a 7, secondo questo ritmo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Poi puoi espirare. Molto bene. E poi di nuovo inspira sempre attraverso il naso e poi di nuovo senza fare pause, espira attraverso il naso. Molto bene. Ora ti posso suggerire delle affermazioni di validità generale che puoi ripeterti a voce alta, che puoi scrivere su dei foglietti, su dei post-it, che puoi utilizzare durante la tua giornata, affermazioni che puoi vedere se le scrivi, che puoi pronunciare e che possono aiutarti a mantenere la direzione che nel tuo profondo senti che è quella buona per te, che ti fa stare bene, che ti permette di vivere al meglio la tua vita. Quindi, interiormente, puoi immaginarti di dire un'affermazione di questo tipo. Trovo posto e accoglienza ovunque nel mondo, a casa e fuori casa. So ricrearmi lo spazio buono in cui poter stare. So riconoscere le situazioni buone per me, proteggerle ed espanderle. E anche i momenti di sconforto trovano spazio, accoglienza in questi ambiti che io so costruire. Puoi immaginare proprio di dire questa affermazione
con la tua voce interna. Così come puoi immaginare di dire, in qualsiasi momento per me è possibile la realizzazione della vita a cui aspiro. Lascio semplicemente che le cose accadano dopo che con l'intenzione mi sono allineato al mio scopo. So perseguire più scopi su ogni piano, sul piano per il mio corpo, per il mio benessere emotivo, per il mio benessere mentale e spirituale. Lavoro costantemente e con piacere per realizzare le realtà che sento essere l'espressione più fedele alla mia natura interiore. Lascio che la mia natura interiore si manifesti in tutta la sua luminosità, amorevolezza, saggezza e verità. Ascolta l'effetto che hanno su di te queste affermazioni. Alcune puoi sentirle più tue, altre meno tue. E semplicemente puoi utilizzare, espandere e appropriarti delle affermazioni che senti più buone per te. E puoi scriverle e attaccarle ovunque in casa. Ad esempio, sullo specchio del bagno puoi scrivere: imparo ogni giorno a sorridere con gratitudine alla vita. Puoi ripeti ora questa frase dentro di te, ascolta che effetto fa. Osserva. Nello stesso tempo è una cosa, è un comportamento che tu puoi adottare e riprodurre a casa e fare esercizi proprio davanti allo specchio. E poi puoi scrivere sulla porta di casa prima di uscire: ringrazio la vita per tutto ciò che ho e che oggi realizzerò, per tutte le persone che incontro, per tutti i compiti che porto a termine. E anche per quelli che per oggi non terminerò. E quando, per esempio, vai a dormire, puoi scrivere: mi addormento affidandomi alla benevolenza dell'universo, di Dio. E chiedo che la notte mi porti. E poi chiedi pure quello che ritieni buono per te. E così la mattina ti puoi svegliare e formulare la frase: per me è facile alzarmi, lavorare, prendermi cura di me, delle persone intorno e del pianeta in cui vivo. Sono aiutato e sostenuto in questo compito. E così sia. Molto bene. Gioca pure con le affermazioni, ricordando il loro potere, formulale al presente, alla prima persona, semplici, dirette. E abbi fede nel fatto che si realizzano. Puoi approfondire l'argomento con i testi di Lusei o di Paramahansa Yogananda, in particolare il libretto Affermazioni scientifiche di guarigione. E pian piano, lascia andare pure il respiro, appoggiati allo schienale e pian piano preparati a tornare all'attività di ogni giorno.